Ciao a tutte ragazze, bentornate finalmente in un nuovo video. Oggi facciamo un refill insieme. Qui sono già andata a rimuovere, a preparare e a fare la combi manicure sulla cliente. Le prime cose che andremo a utilizzare sono appunto i preparatori, in questo caso Nail Prep, sempre di Michelle Nails. Come sapete, io per il momento utilizzo solo loro, e poi vado a utilizzare anche il primer Ultra Bond, che è il primer non acido, sempre di Michelle Nails. Per quanto riguarda tutta la preparazione, vi lascio come sempre qui su in descrizione la mia combi manicure, quindi se volete il video a parte ve lo andate a guardare. Qui sto utilizzando una base di Gold Nail, che è la Nude. Andremo appunto a utilizzarla come base. In questo caso la vado a massaggiare su tutta la lamina. Io, come avete visto, metto sempre una goccina e poi la vado a massaggiare. In questo caso l'andrò a utilizzare come base per un gel che andremo a breve a conoscere. Vi volevo anche informare che per tutto il mese di dicembre sul sito di Gold Nail c'è il 20% di sconto, quindi il mio codice sconto Babina10 non è più attivo per questo mese, ma lo è Babina20, quindi avete il 20% di sconto su tutto il sito solo questo mese, mi raccomando, come regalo di Natale. Sul sito www.ingrossoshop.com potete tranquillamente utilizzare Babina20. Spero sia un regalino gradito. Una volta massaggiata tutta la base, vado in lampada come sempre i miei 60 secondi. Adesso andiamo a utilizzare il Cover Natural Fiberglass. Ragazze, questo gel mi sta dando tantissime soddisfazioni su clienti che avevano anche quel minimo di problema per quanto riguarda il sollevamento. È un prodottino con all'interno le fibre, infatti come vedete all'interno ci sono delle micro striature, quelle sono tutte fibre. Mi piace tantissimo anche la sua durata, la sto testando e onestamente sto trovando le clienti, quando tornano anche con un anche chi aveva dei micro sollevamenti, praticamente zero, quindi perfetta la tenuta, perfetto anche la resa, cioè nel senso non si spezzano. Non ho provato anche su ricostruzione e vi devo dire che sia gli HD che vi ho mostrato l'altra volta sia questi fiberglass mi stanno dando davvero tanta soddisfazione. Come sempre sono andata ad applicare una pallina di prodotto poco vicino al giro cuticole, sono andata a stenderla piano piano, ora vi faccio vedere un attimino meglio, dato che è un prodottino un poco più ad alta densità perché appunto all'interno ha queste fibre. Vado a farmi lo strato di scivolamento, che avevo preso un po' troppo prodotto, però poi lo andiamo a eliminare. Sono andata appunto a mettere una pallina di prodotto a un terzo dell'unghia e poi la vado praticamente a a sistemare un po' vicino al giro cuticola, i laterali e poi in punta. Se il prodotto è eccessivo possiamo, come vedete, andare a eliminarlo. Questo è un prodotto che io faccio stare in lampada 90 secondi, 90-120 secondi, poi io sono più sicura perché quando ho un prodottino pigmentato preferisco sempre farlo stare un pochettino di più. Questi comunque sono prodotti, o meglio gel, che hanno una medio alta densità e come vedete però con la punta del pennello riusciamo a lavorarlo abbastanza bene. Io non ho problemi assolutamente, poi si limano che è una meraviglia, infatti poi lo vedrete subito dopo perché qui ho preferito lasciarvi la velocità reale, quindi non vi ho velocizzato assolutamente perché volevo farvi vedere proprio come si lavora. Io li amo, sono bellissimi, ottimi, ormai è più di un mese che ce li ho, sono già tornate al refill e devo dire che mi hanno soddisfatta tantissimo. Poi sapete che se un prodotto lo sapete usare non avete problemi a prescindere. Una volta polimerizzato il tutto vado a sgrassare. Sgrassiamo bene e poi iniziamo la nostra limatura. Qui non mi sono soffermata più di tanto perché sapete più o meno che per la limatura, comunque la forma e tutto, ci sono i corsi adatti. Quindi la limatura, come sempre voi sapete, ve la abbozzo un pochettino, prima i laterali, poi il giro cuticola, poi la punta e infine vado a lavorarmi la pancia. Mi raccomando, non devono essere spesse, la punta deve sempre avere lo spessore massimo di una carta
carta, che so, una carta d'identità o qualsiasi voglia. Dopo aver passato il buffer, spazzolo molto molto bene anche con del cleaner in modo da eliminare qualsiasi traccia di polvere. Adesso vado a prendere il 9501, questo bellissimo rosso che in questo periodo sta spopolando tra le mie clienti, è di Gamax. Questo qui è della linea Excellent e ha la caratteristica di non avere la dispersione, quindi è un prodottino che possiamo anche utilizzare se vogliamo applicarci sopra delle polveri. Io comunque poi vado sempre a sigillare. Qui invece sono andata a utilizzare uno dei colori, il 322, l'SP 322 di Passione Unghie, che è l'ultimo che ho acquistato nel kit Christmas, e ci sono andata a fare solamente un ditino. Un altro ditino invece lo vado a fare di bianco con questo 134 di appunto Michel 134, scusate, di Passione Unghie, mi stavo un po' impappinando. Comunque l'SP 134, che è questo bianco che io utilizzo praticamente sempre perché è molto pigmentato, si autolivella benissimo. L'importante è far polimerizzare tantissimo e fare stesure molto sottili dei colori molto pigmentati. Qui il bianco sono andata a opacizzarlo, quindi a renderlo matte con il sigillante matte di Gold Nail. Devo dire che questo sigillante lo trovo quasi equivalente a quello di La Femme Professionnelle. Devo dire che ho trovato pochissime differenze anche di tenuta, quindi l'ho trovato veramente ottimo e di qualità, quindi io ve lo straconsiglio nel caso volesse un prodottino, un finish matte, quindi super promosso. Vado in lampada 60 secondi in questo caso e poi vado a sigillare tutto il resto delle unghie con il Flexi. Il Flexi è un sigillante sempre di Gold Nail che trovo veramente di altissima qualità e stesura, soprattutto si stende facilmente, si autolivella e anche la resa è ottima, devo dire, nulla da togliere ad altri sigillanti, quindi è perfetto. Adesso vado a riprendere il mio rosso Gamax, che in questo caso, essendo super pigmentato e senza dispersione, posso andare a crearci anche delle nail art, perché no? In questo caso andrò a fare un effetto maglioncino proprio su richiesta della cliente. Aveva già visto una foto e io ho semplicemente riprodotto. Mi sono aiutata con uno spingipelle a ricreare questi pois laterali, questi cuoricini centrali, sempre con uno spot e un ago. Come vedete ho fatto i due puntini e poi lateralmente sono andata a unirli fino a formare un cuoricino. Lateralmente tra i cuoricini e i pois sono andata a ricrearmi queste striscioline con questo qui, se non sbaglio, il Super Fine di Passione Unghie. Sì, è il pennellino super fine di Passione Unghie. Sono andata a ricreare queste due linee laterali che un po' vanno a simulare questo effetto pullover, e poi tra un cuoricino e l'altro sono andata a ricreare queste lineette. Come sapete, a me piace tantissimo fare, chi mi segue soprattutto su Instagram sa che mi piace tantissimo fare l'effetto pullover con l'acrilico, la polvere acrilica, in questo caso è trasparente, e la vado a praticamente a buttare sul disegno. Mi raccomando, deve essere abbondante perché la polvere acrilica deve essere assorbita dal colore. Polimerizzo 60 secondi in lampada, poi vado ad applicare l'olio e niente, l'effetto finale è questo qui. Io spero di avervi tenuto compagnia. Se venite a seguirmi anche su Instagram, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!